Nella giornata mondiale della gentilezza vi leggerò Sii gentile. Tanisha ieri ha rovesciato il succo d'uva sul suo vestito nuovo. Tutti si sono messi a ridere e per poco non ho riso anch'io, ma la mamma mi dice sempre di essere gentile, così ci ho provato. Non penso che abbia funzionato. Ho detto, il viola è il mio colore preferito. Ho pensato che Tanisha avrebbe riso. E invece è corsa via. Quando è tornata, l'intervallo era finito. Ha indossato il grembiule per l'ora di arte e non ha guardato più nessuno. Volevo dire a Tanisha che arte è la mia materia preferita, ma non volevo che scappasse di nuovo. Allora ho dipinto alcune chiazze viola ed ho aggiunto del verde, fino a che non ho ottenuto un mazzo di bellissime viole. Mentre dipingevo, pensavo a Tanisha. Avrei dovuto darle il mio tovagliolo, prestarle la mia felpa, rovesciare il mio succo, così tutti avrebbero riso di me? Cosa significa essere gentili? Forse si tratta di dare. Fare dei biscotti per il signor Rinaldi che vive da solo. Dare le mie scarpe strette a qualcuno che ha i piedi più piccoli. Magari potrebbe anche vincerci una gara. Forse si tratta di aiutare. Mettere i piatti sporchi nel lavello. Occuparsi di Otis, il porcellino d'India del laboratorio. È una buona forchetta, ma anche un pasticcione. Forse è dare attenzione a qualcuno. Dire a Desmond che mi piacciono i suoi stivali blu. Oppure chiedere alla ragazza nuova di stare con me in squadra. O ascoltare le storie di zia Franny, anche quelle che conosco già. Forse essere gentile dovrebbe essere semplice, semplice, come buttar via una cartaccia o riciclare una bottiglia. Oppure dire grazie, salute. La mamma dice anche che il modo più veloce per essere gentili è quello di utilizzare il nome delle persone. Ciao Kaila. Come va Omar? Buon pomeriggio, rabbino Mandelbaum. Essere gentili può essere anche difficile, anche quando sai cosa fare. È difficile insegnare a qualcuno qualcosa in cui si è bravi. Anche quando sei paziente. E prendere le difese di qualcuno quando gli altri non sono gentili è davvero difficile. E che fifa! Forse non posso risolvere il problema di Tanisha con il succo d'uva. Forse tutto quello che posso fare è sedermi accanto a lei nell'ora di arte. E fare un disegno per lei. Perché so che anche a lei piace il viola. Forse posso solo fare dei piccoli gesti, ma i miei piccoli gesti potrebbero sommarsi a quelli degli altri.
e insieme potrebbero formare qualcosa di grande. Qualcosa di davvero grande, così grande che tutta la nostra gentilezza potrebbe uscire dalla scuola. Diffondersi in città. Viaggiare. E andare ovunque, in tutto il mondo. E magari tornare a noi, così che possiamo essere gentili ancora. E ancora. E ancora.